ज्ञानतिमिरन्दस्याज्ञानञ्जनासकया चक्षोरुन्मीलितं येन तस्माय gura नमः गौरवे गुराचन्द्राय रदिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नित्यानन्दकुलोद्भवं गौरप्रेमप्रचारकम् वैष्णावचार्या वर्यं नममि प्रेमगोपलम् जय जाय श्रीचैतन्या जया नित्यानन्द जयाद्वैतचन्द्र जयघोरभक्तवृन्द जय जय श्री चेतन्या जया नित्यानन्द जयद्वेत चन्द्र जय घोरभक्तवृन्द जय जय श्री चेतन्या जया नित्यानन्द जय द्वेत चन्द्र जय घोरभक्तवृन्द जय घोरभक्तवृन्द Hare Krishna, benvenute, benvenuti allo studio della Sri Chaitanya Charitamrita, capitolo diciannovesimo, gli insegnamenti del Signore Sri Chaitanya Mahaprabhu Arupa Goswami. Vediamo che qui c'è l'incontro di Sicetania con Valla Bacaria, Valla Babatta, che resta stupito del sentimento di questi due grandi devoti, Rupa e Anupama, della loro umiltà, anche se eh, si definiscono degradati perché a contatto con... Eh, sono stati a contatto per lungo tempo eh, con il Nabab, e però Vallabbajadria si accorge che sono sempre assorti nel canto del Santo Nome e nel loro affetto verso Siceitania. Quando Sicitania Mapprabhu entrò nella sua casa, Vallabha Bhattacharya, molto soddisfatto, offrì al Signore un bel seggio e gli lavò personalmente i piedi. Sì, questo non l'avevo... Uh, uh, vabbè, comunque... Svamsa Sejjala Mastake Darila Nutana Kopina Bahir Vasa parahila. poi Vallabattacharya e tutta la sua famiglia spruzzarono il loro capo con quell'acqua e offrirono al Signore fasce copina e veste nuove. Questo è il modo di ricevere un ospite. In questo modo l'ospite, soprattutto se una persona elevata spiritualmente sarà ispirata ad offrire la propria realizzazione. E questo è il tesoro più grande, questo, questa è la vera associazione. Ganda, Puspa, Dupa, Dipe, Mapuja, Kahila, Battacharya, Magna, Kari, Paka, Karahila. Vallabhacharya adorò il Signore con grande pompa, offrendo profumi, incenso, fiori e lampade, e con grande rispetto chiese a Balabadra Bhattacharya, il cuoco del Signore, di preparare il pranzo. Biksa Karahila Prabure Sasnea Yatane Rupa Gosani Dui Bahire Karahila Bogiane. Così Sicetania Maprabhu accettò il pranzo che era stato preparato e offerto con grande cura e affetto. Fu offerto il cibo anche ai due fratelli, Rupa Goswami e Sri Vallaba. Con grande cura e affetto. Il principio di ogni cosa, e in questi giorni lo stiamo ripetendo molto spesso, allora è chiaro, adicari la, la parola adicari che si mette di, di, alla fine eh, del nome, eh? sta a indicare proprio una qualifica o qualifiche specifiche. Ma nella, ne, nella relazione più profonda, noi definiamo spirituale, ma vorrei soffermarmi un attimo, ma cosa significa spirituale? Cioè, che cos'è lo spirito? A volte noi diciamo che quella persona è animata da uno spirito d'amore, uno spirito altruistico, uno spirito artistico. Ma cosa significa? Cioè, in realtà, questo spirito è, 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 riguarda l'anima, no? È l'anima, l'anima siamo noi. Quindi spirituale significa assorto nell'amore. L'amore l'abbiamo già visto che cos'è. È questo intenso desiderio di soddisfare completamente l'altro senza aspettarsi nulla in cambio. Questo permette perché... Lo scambio sarà reciproco, permette, possiamo dire, un'unione completa, perché ognuno dei due nell'altro. Eh? Krishna prema Mai Radha, Radha Prema Hari. Radha è fatta del puro amore di Krishna, e Krishna è fatto del puro amore di Radha. Allora cucinare bene, qui dice cucinare con grande cura e affetto, ricevere bene una persona, servire bene, fare un buon servizio devozionale, cosa significa? Che la prima cosa che dobbiamo curare siamo noi stessi, il nostro la nostra motivazione, che cosa ci muove. E' per quello che anche prima di parlare, in realtà il devoto è una persona molto attenta. Perché? Perché devoto, cioè devolve se stesso, capite? Allora, per un attimo, quando una persona impara ad essere un po'... Profonda, vale dire presente, è sempre consapevole di, di questo e non metterà più avanti solo le sue qualifiche adicari, perché quelle qualifiche lì, senza lo spirito che le anima, è qualcosa che riguarda questo mondo. Cioè, queste sembrano cose scontate ma molti non ci pensano e vivono in modo possiamo dire automatico col pilota col pilota eh, automatico inserito no? quando invece c'è questa, questa presa di coscienza coscienza di krishna dobbiamo cucinare dobbiamo cantare Dobbiamo parlare, dobbiamo stare insieme in compagnia. La prima cosa da fare è entrare in questo che noi chiamiamo mood o sentimento, in questo sentimento dell'offerta, dell'amore. Quello è il servizio. L'importante non saremo più noi. Questa è la qualifica materiale. E know-how, saper come fare, non siamo più noi. Ma sarà lo scambio, quindi l'amore. E perché ci sia questo scambio, la cosa importante è l'altro o l'altra, non siamo noi. Perché noi saremo ritrovati nell'amore dell'altro, capite? Qui Vallabhacharya riceve nel modo adeguato Chaitanya Mahaprabhu, con questo sentimento. Allora, Sicitanya Mahaprabhu si dona a lui. Capite? Questo è lo scambio. Allora, cuciniamo o facciamo altre cose. Eh? Prima di farle, per un attimo, raccogliamo noi stessi. Come si dice, entriamo nello spirito giusto. E rendiamoci conto di questo, altrimenti noi creeremo un sacco di karma costantemente. Questo ce lo diceva spesso eh, il nostro caro benefattore Bhakti Bhava Puri Gosvami ce lo diceva, state attenti cari devoti, state attenti perché questa vita è meravigliosa ma può essere pericolosa. State attenti a ogni parola che dice, che dite a ogni pensiero, a ogni sentimento, perché questo genera qualcosa positivo o negativo. Dipende dalla nostra coscienza di Krishna, quindi dal nostro spirito, quindi da quanto siamo spirituali. Capite qual è il significato? Perché non è, è, non è scontato che lo sappiamo bene. Spirituale non significa, oh quella persona è spirituale perché sa fare le cerimonie, perché si, si veste spiritualmente, eh? con gli abiti eh, del della devozione. Non è quello spirituale. Parla in modo spirituale. Non è quello. Che cos'è che muove tutto questo? Che cosa muove l'azione? Le mie, le mie labbra, su che, su che istinto si muovono, istinto, su, su che desiderio si muovono, non è un istinto, scusate. Capito? Quello è spirituale. Quindi la motivazione genera, e questa motivazione è nell'anima, è nello spirito. Non nelle nostre esperienze, non nella nostra intelligenza. Non nelle nostre capacità. Questa è la differenza fra un semplice puro devoto e tutti gli altri. Esternamente non si vede. Molto difficile notarlo bene, è molto difficile, se non si è al, al, se non si ha la stessa caratteristica, ma il risultato è molto diverso. Capite? Vallabacciaia lo vede qui in Rupa e Anupama. Dice: Loro potranno essere anche stati al servizio del navabbo, adesso essere tutti, avevano la barba per... perché era la... la caratteristica di allora, erano. È come quando arriva Sanatana che nessuno lo riconosce, ah oh, ma c'è un, un mendicante musulmano fuori e Cetania dice, è lui, è lui, fatelo entrare. Eh? Fatelo entrare. Molto difficile da riconoscere. Ma Valba conosce, lì c'è il sintomo che tutto ciò che fanno parte dallo spirito, parte dall'anima, non parte da motivazioni. Questo è karma motivazioni. No? Quindi la motivazione che non ha motivazione, come disse Krishna in Bhagavad Gita ad Arjuna che è confuso, ha detto "Prima mi dici di agire, di non agire, poi adesso di agire". L'agire che non ha motivazione è l'amore. Non c'è reazione, anzi c'è L'incontro con l'amore personificato no, è una scienza molto profonda, molto, molto profonda, che non è, è, è fatta più che altro di sentimento, di sguardi, di cogliere, cogliere questo nei, nei nostri benefattori, nel nostro maestro, negli altri devoti. Ieri vi dicevo, a volte stiamo vicino a persone che ci trasmettono anche senza parlare, cioè è la loro presenza, perché questa presenza si espande dovuto a questa eh, loro personalità, è la personalità che si espande. Quando è pura, come si dice, Tania quando era avvicinata da persone loro percepivano questo e allora si innescava in loro lo stesso principio o lo stesso sentimento quindi Sicetania accettò il pranzo che era stato preparato e offerto con grande cura e affetto incominciamo a leggere questa cura e affetto nel vero senso della parola altrimenti non capiremo mai Fu offerto il cibo anche ai due fratelli Rupa Gosvami e Sri Battacharya sirupe si rupe dehoyala avasesa. Tabe sei prasada. Krishnadas pai sesa. Vallaba Bhattacharya offrì da primi i resti del piatto del Signore a Sirupa Goswami e poi a Krishnadas mucca. Vasa qui al quindi c'è l'acqua padajala, e poi ci sono gli avanzi del cibo, sono sostanze potentissime queste. Quando c'è la consapevolezza, quando si è nel cuore, non nelle capacità, ma nel cuore. muca, vasa, dia, prabure, karahila, sayana, apane, batta, Carena, prabura, pada. Sambahana. Il Signore ricevette alcune spezie da masticare per purificare la bocca, poi si provvide al suo riposo e Valla Babataciaria gli massaggiò personalmente le gambe. Questo è l'incontro. Eh? Non è tanto il fatto del massaggiare le gambe. Il massaggiare dalle, delle gambe è nato dall'amore, dall'affetto, dallo scambio. Un puro devoto apprezza di più un semplice devotino inesperto che gli massaggia i piedi, del miglior massaggiatore del mondo, perché lì c'è solo motivazione personale. Non interessa quello al devoto, non interessa, non c'è scambio. Lo scambio c'è quando c'è l'amore. No? Allora anche in esperto, solo il tocco della sua mano genera la felicità più grande ed è quella che cura eh, la stanchezza delle gambe. Dobbiamo entrare nella realtà trascendentale, imparare a frequentare di nuovo i luoghi dell'anima, non quelli del, del, della realtà di questo mondo, capacità, qualità, intelligenza che non c'entrano niente con l'anima, ma sono un, un riflesso. È come il sole manda i raggi, l'amore manda tutto. Quella è la qualifica più grande. Prabhu la carite bogiane, bogiana cari ai lateno, Mentre Vallaba battacciare lo massaggiava, il Signore gli chiese di andare a prendere il prasad. Dopo aver preso il prasad, egli tornò ai piedi di l'opera del Signore. Capite? Lui non va a mangiare, perché non vede se stesso. Vede il Signore. Ma il Signore gli dice, oh, noi abbiamo mangiato tutti, adesso vai a mangiare. Allora lui si accorge che deve mangiare. Govinda, il servitore di Sicetania, l'assistente di Sicetania, eh, un giorno si era messo a dormire sulla porta perché il Signore Sicetania in quei momenti lì, ogni tanto nell'estasi, usciva anche di notte, si perdeva. No? E per fare questo, deve, per proteggere il Signore, deve scavalcare il Signore. No? Ma dopo il Signore si mette a dormire e lui per tornare nella sua, eh, nel suo luogo, avrebbe dovuto tornare a scavalcare il Signore, ma non lo fa. Quindi per servirlo, eh, lo scavalca, è detto che un devoto non dovrebbe mai scavalcare un altro devoto, ma passargli di fianco. No? Ma per servirlo, lui dice, va bene, andrò all'inferno, ma lo fa. Ma dopo, invece, per tornarlo a scavalcare, per andare a dormire lui, avrebbe... Sarebbe stato per se stesso. Allora si stende di fianco a Sicitania sul pavimento. Quando Sicetania si sveglia, dice: Govinda, ma perché non sei andato a dormire? ha detto: Signore, così non ero stanco. E poi lui capisce che lui era entrato per, per massaggiare, per sistemare, a accudire Sicitania. Ha detto, ma come sei entrato, potevi anche uscire. Eh? E lui non risponde, ma Sicilitania ha capito. Questo è l'amore. L'amore ci rende dipendenti. Ma sapete cosa vuol dire è dipendere dall'amore personificato? E invece noi qui... Siamo, eh, pensiamo di essere noi a capire che cos'è che, che ci fa bene, che cos'è l'amore, e così non lo possiamo capire. No? Tutta la città Ceritamrita è imperniata su questo principio che, che è il principio di prasida rada pranaya prachar, dell'amore di rada per crescere. Shimati Radarani non fa assolutamente nulla, ma neanche un piccolo gesto che non sia finalizzato alla soddisfazione del suo amato. E Sicetani è venuto a insegnarci questo. Questa è la più grande libertà. Noi in questo mondo lo potremmo vedere come, ma io dopo sono schiavo, sono. No, è la più grande libertà. Non abbiamo nemmeno idea di che cosa possa essere questo perché siamo così lontani, questo mondo ci ha abituato, o meglio, noi stessi abbiamo anche portato avanti questo, perché pensate, non pensiamo sempre che i cattivi, i materialisti, noi abbiamo collaborato a tutto questo, questa è l'anima condizionata, eh? non vediamoci sempre come vittime, noi abbiamo collaborato a incrementare, L'egoismo materiale, ma adesso, per fortuna, eh, Bhagavanj, eh, di nuovo fortunati, perché abbiamo ricevuto il messaggio, cerchiamo di fare il, il percorso inverso. Quindi, questa è la libertà più grande: E Nakale aila Ragupati Upadhyaya. Tiruhita, Pandita, Bada, Vaisnava, Mahasaya. In quel momento giunse Ragupati Upadhyaya che abitava nel distretto di Tiruhita. Era un dotto studioso, un grande devoto e una persona rispettabile. Spiegazione. Tiruhita o Tirutia è costituita da quattro distretti del Bihar. Gli abitanti di questo stato sono chiamati Tirutia. Ashi, Teno, Kaila, Prabhura, Vandana, krish, nemati, Raubali, Prabhura, Allora, vediamo sempre, arrivano persone che hanno un incontro con Cetania, ognuno nel suo modo. Adesso vedremo eh, questo Ragupati Upadhyaya. Qual, quale sarà il suo incontro? In che modo incontrerà Sicetania? Da prima Ragupati Upadhiayi offrì i suoi rispetti a Sicitanya ma il Signore gli diede le sue benedizioni dicendo che tu possa mantenerti sempre in coscienza di Krishna. Che cos'è la coscienza di Krishna? È quello che in modo incapace ho cercato di spiegare. La coscienza di Krishna non è fare qualcosa esternamente, non è una cerimonia, non è sapere, conoscere dei versi, dei mantra, <coughs> o meglio, è tutto questo se nasce dall'amore. Se c'è l'amore, anche buttare la banana e offrire la, la buccia è il servizio più elevato. Se non c'è amore, nemmeno offrire le cose più pregiate, come fa Duryodhana, non è nulla. Se c'è amore, eh, anche in modo inesperto a volte i bambini si avvicinano anche a questi grandi devoti e gli massaggiano le gambe eh? sarà apprezzato di più del più grande massaggiatore esperto di questo mondo. Ma non è facile comprenderlo veramente, perché il, il cuore deve essere un po' sciolto, altrimenti non lo comprende. È come si scioglie? Stando vicini al fuoco della devozione, dell'amore di questi devoti. Suni anandita aila upadyayera mana prabhu tandre kahila ka krishnera varnana. Raghupati Upadhyaya fu molto felice di sentire le benedizioni del Signore, poi il Signore gli chiese di parlare di Krishna. Nija, Krita, Krishna Lila, Sloka suni Mahaprabhura, Maha, Primavesha, Hahila. Alla richiesta del Signore di parlare di Krishna, Ragupati Upadhyaya cominciò a recitare dei versi che aveva composto personalmente sui divertimenti di Krishna. Ascoltando questi versi, Sicetania Maprabhu fu, fu sopraffatto dall'amore statico. Allora qui c'è un devotino, anche se un, un bravo devoto. Che cosa offre a Sicetania? Offre se stesso. Il, signor, il Signore vede subito se c'è arroganza. eh? o se c'è l'amore. Abbiamo visto altre volte il signor Titania non accettare neanche le cose più belle, eh? perché qui c'è l'ingrediente. Continuiamo. Suti ma pare, smiti, itare, bratara anni, ba gianto, bava vita, aham ia, nandambande, yasalinde param brahma. Raguppati paddaia recitò coloro che temono l'esistenza materiale, adorano le scritture. Alc eh, alcuni adorano le murti, i corollari delle scritture. E altri adorano il Maabharta, per quanto mi riguarda, io adoro Ma il padre di Cristo, nel cui cortile gioca Dio, la persona suprema, la verità assoluta. Questo verso recitato da Rugupattu Padiaya fu incluso più tardi da Silaru Goswami nel suo Padiavoli. Vedete, gli Acharya si, si riferiscono sempre ad altri Acharya Acharya non ha nessun altro significato che colui che è realmente in quel sentimento, vale a dire, insegna con l'esempio del suo sentimento, non è una, una qualifica eh, tecnica. No? Cosa, cosa dice semplicemente qui? Upadhyaya, Raghupat che ci sono tante cose importanti, ma lui va all'essenza. Come faceva Nanda Maharaj ad avere Sri Krishna a giocare nel suo cortile? Pensate che capiti a tutti questo? Quindi lui, umilmente, Adora colui che ha ricevuto la grazia del Signore. Quello è il sistema. Non andiamo dal Signore direttamente. E io ve l'ho raccontato altre volte quella storia di quell'amico di Nanda che aveva saputo che Nanda anche in tarda età aveva avuto un figlio e tutti dicevano che era meraviglioso e lui lo vuole andare a vedere e cerca di vederlo ma non lo vede, non riesce a vederlo. Eh, ogni tanto gli sembra di intravedere un gruppo di pastorelli che velocissimi... Puff, eh, non riesce a vederlo. E allora si decide. Adesso vado dal mio caro amico Nanda e gli... E, e gli e, e, insomma, se, prima o poi suo figlio arriverà bene vicino a lui. E allora va a salutare Nanda. E così... Quasi facendo sembrare che non è interessato, gli dice: Ah, eh, ma ho saputo, qualcuno mi ha detto che hai avuto un figlio, ma cos'è qui d'intorno? Eh? E, e mi ricordo tante volte, quando eh, Purimaraja raccontava questa storia, che la voce gli si spezzava. Nanda dice: Krishna, vieni. E Krishna immediatamente veniva. Come fa a controllare Dio, la Persona Suprema? Eh? Krishna non vuole mai abbandonare i suoi amici. Lì era ancora piccoletto, no? Non voleva mai abbandonare i suoi amici nessuno riusciva a tirarlo via dai giochi con i suoi amici. Eh? Solo Yashoda che gli dice, eh, Bhajabhakatavazza lasrigo Rari, e Krishna è pronto da mangiare, Nanda e Balladeva sono già seduti, vieni. Però anche Rohini lo doveva chiamare, perché lui non voleva smettere di giocare. Eh? Ma qui Nanda dice, Krishna... E lui dice, oh amici, mio padre mi chiama, devo andare. Non, non sono semplici storie, dobbiamo capire cosa significa, qual è il significato dietro. Allora qui Ragupatu Padhyaya ha capito il segreto per quello che Cetania è così felice, perché questo è lo stesso principio dell'amore di Radha. Krishna viene subito. Age Prabura prabhura vachye upadyaya kahila, ragupati upadyaya, namaskara kahila. Quando il Signore gli chiese di continuare a recitare, ragupati upadyaya offrì subito i suoi omaggi al Signore e soddisfece la sua richiesta. Kam prati katayan tu ishe, samprati kova praticim Aiuto, gopati tanaya kunge gopa vaduti vitam brahma. Chi mi crederà se dico che Dio, la persona suprema, rincorre le gopi tra i cespugli sulle rive del fiume Yamuna? In questo modo il Signore dimostra i suoi divertimenti. Eh? Quindi, prima in modo tranquillo ha dato il cenno del suo sentimento. E adesso va un po' più in profondità. Eh? Prima Krishna bambino con il suo padre, con i suoi devoti. Adesso invece va già all'incontro con le gopi. Chi mi crederà se dico che non è solo legato da suo padre, ma lui qui non solo, perché il padre lo chiama, ma lui rincorre le gopi. Sapete cosa significa questo? Che lui è controllato dalle gopi, anche se non lo chiamano, lui le cerca tutto il giorno. Perché? Ma che cos'hanno queste gopi? Hanno dedicato tutto a Krishna, non hanno ottenuto nulla per loro. E quindi Krishna è tutto in loro. E questo è il segreto. Eh? Uno dice, ma qual è il segreto della vita spirituale? È questo. Fino a che abbiamo qualcosina, questo è l'impedimento più grande per noi, è l'impedimento più grande per incontrare l'amore personificato. E non può essere artificiale questo cambio, eh? ci deve essere un impegno e questo è l'impegno della bhakti, l'impegno d'amore che ci permette di ritrovare eh? noi lo chiamiamo la realizzazione spirituale. Questo anche questo verso Rupa Goswami lo inserì nel Paddiaveli. Pensate Rupa Goswami, Colui che ha offerto le opere più profonde eh? lui fu ispirato da questo Ragupati Upadhyaya ka pande dea mana ayu, ayu che relazione aveva questo Upadhyaya con Krishna l'avete sentito prima eh? capite questo amore non dipende soltanto dall'incontro personale, dal frequentarsi, ma entrare, eh? Vani, Vani significa la parola gora, gu, guru o gora vani, gora vani, cioè entrare nel vani di gora, come si dice di Rupa Gosvani, eh? Sricetania Mana Bistam. Lui ha compreso, è entrato nel mana, è inteso come città, come la, 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 il cuore. Eh? Lui è entrato nel cuore di Sicetania. Perché Sicetania gli ha permesso di entrare nel cuore? Perché ha seguito il sentimento di Sicetania. Qual è? Trina da Pisanicena, Pisa Rapisanicena. Cioè quella è la base, eh? non, è, non è tutta l'esposizione, le, ma quella è il modo per entrare. Quando c'è questo puoi entrare, allora puoi capire il suo sentimento, puoi navigare nel suo lago d'amore, puoi capire, puoi vedere. In questo modo Rupa Goswami aveva compreso senti i sentimenti di Sissaitanya. Avete visto, l'abbiamo letto. Eh? Si, sono, si sono dichiarati, si è dichiarato incapace di ogni cosa. E Sicilian è rimasto molto soddisfatto. è eh, bravo ragazzo, stai, stai eh, ti stai eh, indirizzando nel modo giusto. Spiegazione: il nostro corpo e la nostra mente. Scusate, non ho letto. Sicitania Maprabi, chiese ero occupato di continuare a parlare dei divertimenti di Krishna. Il Signore era immerso nell'estasi dell'amore e il suo corpo e la sua mente si indebolirono. Spiegazione. Il nostro corpo e la nostra mente sono sempre impegnati in attività materiali. Quando diventiamo attivi a livello spirituale, e ho cercato di spiegarlo un pochino, con le mie piccole capacità, cosa significa questo livello spirituale, che alcuni identificano con una mistica, con un'apparenza, ah, ai capelli sciolti, ha una veste immacolata, a uno, a uno, a uno sguardo eh, 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 che è fisso nel, nel tutto. Ma non è questo, è una cosa che non si vede dal di fuori. È il suo stato d'amore, di essere. Quindi e si era immerso nell'estasi dell'amore. Quando diventiamo attivi a livello spirituale, a livello materiale, si produce un rallentamento di tutte le funzioni. Eh? non c'è più l'arroganza materiale, svanisce perché subentra la realtà spirituale che è esattamente l'opposto, è come il buio e la luce, sono nel buio ma adesso arriva la luce, quando arriva la luce il buio non c'è più, dove è finito il buio? Quindi il corpo, i sensi, l'intelligenza, la mente sono attivi. Arriva l'amore, che qui viene, viene definito come eh, eh, l'attività la, la, spirituale, eh? l'attività materiale se ne va. Quindi la è colui che è situato nello spirito. E come vi ho detto non è una est è, è espressione esterna. Uno può essere bellissimo, avere capelli lunghissimi, una barba bellissima, lunghissima, avere una veste immacolata, sembrare l'essere più bello di sto mondo, ma essere un povero sciocco. Può fare dei miracoli, può avere dei poteri, ma essere il più grande sciocco. Invece qui vediamo Upadhyaya che offre eh, immediatamente, noi lo chiamiamo la tattva e Shichaitanya capisce che è nel sentimento giusto. Prema deki, Upadhyayera, Aila Chamatkara, Manushanai, Ino, Krishna, Karila, Nirdara. Quando Ragupati Upadhyaya vide i sintomi destesi di Chaitanya Mahaprabhu, decise che non si trattava di un essere umano, ma di Krishna stesso. Capite come riconoscere Krishna? Non con i nostri occhi. I nostri occhi possono restare imbrogliati proprio nel modo più brutale. Lui aveva, aveva il sentimento. In grado di capire, decise, qui non dice è andato a indagare, decise, eh, io lo so, vi ricordate la storia che lo ripeto spesso, di Gopinathacharya con Sarva Boma, quando Sarva Boma gli diceva: Ma perché dici che è Dio? È come qui, per Upadhyaya. Quando Raghupati Upadhyaya vide i sintomi d'estasi di Cetania, ma io li posso vedere questi sintomi? No. No, mi dispiace, io conosco poche persone che possono vedere questi sintomi. Di Ragupati Upadhyaya e di devoti come lui ce ne sono pochi, ci sono, ma sono pochi. Perché quel devoto che ha questi sintomi non è diverso dalle gopi che quando sentono il flauto di Krishna. Cioè proviamo a immaginarci una ragazza appena sposata che è in casa con i suoi gen anziani genitori, con suo marito, con suo figlio, il suo bambino che lo tiene in braccio, casomai lo sta allattando, in una cultura così casta, così pura, sente il flauto di Krishna di notte. lascia immediatamente tutto e segue il flauto di Cristo. Questo è Ragupatu Pagliai. Anche se esternamente può essere un uomo con la barba, i baffi, così, è questo. E allora lui riconosce Sicetania, perché è in quel sentimento. Non è una questione di conoscenza, cuore a cuore. Prabhu kaya upadhyaya sresta mana sriman eva param rupam kaya upadhyaya. Siciletania ma Prabhu chiese a Ragupati Se secondo te chi è l'essere supremo? Rag Ragupati Upadhyaya rispose, il Signore si chiama Sundara, questa è la forma suprema. Siama rupena vasa stana nesta puri madu puri vara kai upadhyaya. Tra tutte le dimore di Krishna, secondo te, qual è la migliore? Ragupati Upadhyay rispose: certamente la migliore è Madu Puri. Spiegazione: come affermato nella Brahma Samhita se Krishna ha molte forme, advita, Maciuta, manadi, manantarupa. Si, cetane, amaprabhu, chiese a Raghupati Padhyaya: Quale forma, tra tanti milioni di forme di Krishna, è la migliore? E questi rispose immediatamente che la sua forma era quella di. Suprema era quella di Sama In questa forma, Krishna si piega in tre punti del corpo e regge un flauto. La forma di Sama è descritta nella Brahma Samhita. Eh? Coloro che hanno gli occhi unti dal balsamo dell'amore e devozione possono vedere questa forma. Yamsiya Masundaram a che è a che è al di là di ogni possibilità. Guna Svarupa. Adoro, adoro il Signore primordiale Govinda che è sempre contemplato dal devoto che ha gli occhi unti dal balsamo dell'amore. Egli appare nel cuore del devoto nella forma. Di Siamo Sunda, egli appare nel cuore, perché il cuore ha la stessa frequenza, lo stesso sentimento. E come lo spiega la Prabhupada, coloro che sono colmi d'amore statico per Krishna vedono sempre nel proprio cuore Sama Sunda, non ogni tanto, sempre. Ragupatupia conferma che la verità che Dio. Si manifesta in molte forme, Narayana, Neshima, Varaya e altre, ma Krishna è il Supremo. Secondo lo Rossimad Bhagavatam, Krishna stu Bhagavan Svayam. Krishna è Dio la persona suprema e originale. Krishna significa Sama Sundara, che sono il flauto a Vrindavana. Tra tutte le forme questa è la migliore. Krishna vive talvolta matura, talvolta dvaraka, ma matura. matura e in realtà significa Vrindavana cioè Matura è il luogo dove si trova Vrindavan, dove si trova il Radha Kunda dove si trova la collina Govardhana è considerato il luogo migliore lo conferma anche Rupa Goswami de Samrita Vaikunta Janito Vara Maduri Pura Madu Puri o Matura è di gran lunga il luogo superiore a qualunque altro Baglia Puganda chiori sesta Manakaya, dia chi sorakam, diyam, kahe Upadhyaya. Parla Upadhyaya, dimmi. Tra le età di Krishna, l'infanzia, l'adolescenza e la prima giovinezza, quale consideri la migliore? Vediamo se anche qui vince il premio. E lo vince. Eh, eh, Ragopati Upadhyaya, che cosa risponderà? La prima giovinezza perché è lì che Krishna svolge i suoi divertimenti. Con le gopi, rasa, gana, madhye, tumi, sesta, manakaya, addhya, eva, paro, rasa, kaya, upadhyaya. Quando si Ma Prabhu, qui sembrano le stesse domande che Caitanya faceva a, 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 a Ramanandaray. Tra tutte le relazioni, quale consideri la migliore? Vincerà anche questa volta Racupati Upadhyaya? E lui rispose: la relazione di amore coniugale è la suprema. Prabhukae batta tat sakhi l'amore e tabale sloka pade gadgada svare allora Sicetana Maprabhu disse, certamente le tue conclusioni sono perfette. Dopo aver detto ciò cominciò a recitare tutto il verso con voce spezzata. Tutto quello che ha detto è contenuto in questo verso, bellissimo, eh? breve. La forma di Sama Sundar è la suprema, la città di Matura è la suprema dimora, la prima giovinezza di Krishna è l'oggetto, deve essere sempre l'oggetto della nostra meditazione. E, e, e la relazione d'amore è la relazione suprema. Questo anche questo verso si trova nel Padiavali di Rupa Goswami. Prima vesce prabuttandre kahila lingana, prema matta. Ana, Teno, Carena, Martano. Poi si c'è Tania Mapravu, abbracciò Ragupatu Padhyaya in un sentimento di amore statico e anche Ragupatu Padhyaya era sopraffatto dall'amore e cominciò a danzare. Dechi Valla, Babatta, Mane, Chamatkara, Aila, Dui, Putra, Ani, Prabura, Charane, Padila. Valla Baciaria, Fu colpito dalla meraviglia nel vedere Caitania Maprabhu e Ragupati Upadhyaya che danzavano, tanto che portò i suoi due figli e li fece prostrare ai piedi di loto del Signore. Capite come il Signore agisce attraverso i suoi associati. Con ognuno di loro manifesta delle caratteristiche sempre più dolci. Con Vallaba aveva avuto una relazione, manifestato qualcosa. E adesso con Ragupatio Padiaia un'altra. Il Signore ha tempo, spazio, amore per ognuno di noi. E Ragupatio Upadhyaya che cosa gli ha offerto? Se stesso. E questo è il dono più grande da offrire al Signore, non qualcosa d'altro. Lui è affamato del nostro amore. Questo sembra un discorso egocentrico. Ma è la realtà. Eh? E se noi diciamo, ma cosa posso offrire io? Perché siamo così nel buio, così accecati, che non, non vediamo ciò che il Signore desidera di noi. E allora gli offriamo oro, diamanti, ma non se ne fa niente il Signore di queste cose, perché sono già suoi. Invece questo rasa non può essere in lui. Eh? Questo è il segreto di ciò che Rupa Goswami spiega in tutti i suoi libri. Non può essere in lui. Lui lo vive solo nella relazione con i suoi amati devoti, soprattutto le gopi, soprattutto Radarani. Quindi noi siamo espansioni di questo amore. E Sicetania in altre occasioni, e le abbiamo viste insieme, come con Deva pa, Devananda Pandit, eh? lui inizia a narrare il Bhagavatam, ma c'è orgoglio. Eh? E, e Sicetania lo ferma subito. Invece qui perché non ha fermato eh, Ragupati E Si non dice cose che sono nuove. Perché non è quello. Ma è il sentimento che c'è dentro, che non può essere compreso unicamente dalle parole. Come vi ho detto, la persona manifesta un'energia, eh? una prakriti sundari. E quindi è questo che incontra il Signore. E allora lo abbraccia, gode con lui dell'incontro d'amore. E allora Vallababatta dice: è meglio che porto i miei figli così, vedono questo e, e, e capiscono. Eh? Vallababatta fu colpito dalla meraviglia nel vedere Chaitanya Maprabù e Ragupati Upadhyaya che danzavano, tanto che portò i suoi due figli e li fece pres, prostrare ai piedi di Lotta del Signore. I due figli di Vallabha erano Gopinata e Vi tatalesvara al tempo in cui eh, Sri Chaitanya visitò Prayag, nell'anno 1434 o 1435 dell'era Sak, Sakabda. Vitata l'Esvara non era ancora nato. A questo proposito si può consultare il Madhya eh, Queste sono note tecniche. Prabhu de Kibare Gramera Sobaloka Ahila Prabhu Dharasane Sabe Krishna Bhakta Ahila Sentendo che era arrivato Sicetania, e Maprabu, tutti gli abitanti del villaggio andarono a vederlo. Fu, fu, fu sufficiente vederlo perché tutti diventassero devoti di Cristo. E come abbiamo detto più volte, non è a caso che sono lì e vanno a incontrare. Il Signor Cetani è venuto per offrire qualcosa che non si era mai visto prima. E lo offre sulla base semplicemente dell'attitudine di riceverlo. Eh? Non sono consapevoli di che cose riceveranno queste persone, perché altrimenti avrebbero conosciuto già Citagna, ma hanno il desiderio, sono persone pronte. E allora vedendo questo amore, il suo amore, eh? questo amore pervade i loro cuori. Noi che fatica per noi. Eh? Lo vediamo, lo leggiamo, ma continuiamo con, con determinazione le nostre attività in questo mondo. Ma siamo fortunati perché abbiamo ogni giorno l'opportunità di comprendere questo. È un dono meraviglioso perché in Caliuga è rarissimo che questo avvenga. Se siamo giunti al Kaliuga significa che, che è, è, la nostra natura è abbastanza tosta in, a questo riguardo. Ma il Signor Cetani è così misericordioso che ha espanso questo stesso sentimento anche a distanza di 500 anni e più, sono circa 520 anni e più, attraverso i suoi devoti, attraverso i suoi libri. I, su i suoi racconti e noi possiamo raccogliere questo perché Perché ci sono puri devoti che trasmettono e questo non è questione di tempo spazio questo sentimento eh? sono midia trasparenti di questo amore questo è l'acciaio questo è il, è il maestro spirituale qualificato e noi lo possiamo raccogliere Brahmana kahena prabura ni mantrana vallaba, sabare karena ni nivarana Tutti i bramani del villaggio desideravano ardentemente offrire un invito al signore ma vallababattacharia non lo permise Premon made pade gosani madhya yamunate prayaga caliba ian na diba rahite poi Valla Babatta decise di non tenere Sicetania ad Aila, perché a causa dell'amore statico il Signore era saltato nel fiume Yamuna, decise quindi di condurlo a Prayak. E noi continueremo questo viaggio meraviglioso domani, alla stessa ora, e per continuare questo viaggio, che anche è anche il nostro viaggio. L'anima può viaggiare anche se è seduta sempre nello stesso posto. In realtà, i più grandi viaggiatori, i sei goswami di Vrindavana e i loro associati, non si, non si mossero più da Vrindavana, ma viaggiarono per tutta la realtà spirituale. Non c'è bisogno di aerei, non c'è bisogno di razzi, non si può viaggiare perché c'è una realtà. Che è molto diversa dalla realtà materiale. E può essere frequentata, ma bisogna acquisire le caratteristiche. Proprio come al giorno d'oggi vediamo persone che vengono addestrate per diventare astronauti, è un grande addestramento, sono macchine molto grezze ancora. Eh, ci sono grandi, grandi, grandi eh, ostacoli da superare. Ma questa è una scienza completamente diversa, che non si basa su strumenti, ma si basa proprio su un principio di relazione interna. È un'alchimia trascendentale che permette proprio una, uno sviluppo di una, di una realtà che nemmeno immaginiamo. E allora vedremo come, come in certi film hanno visto, abbiamo visto casomai, che queste, queste parole, queste pagine si animano. Noi entriamo realmente in questi luoghi, sentiamo i profumi, sentiamo il tocco di queste personalità. E questo piano piano cambia il nostro cuore, proprio come queste persone che sono andate a incontrare Cetania. E semplicemente vedendo il suo amore statico, il loro cuore si è trasformato. Bene, buona giornata a tutti. A domani. Rade rade.